Coperta corta. Le prime due partite di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania hanno offerto delle risposte a metà. La squadra è più equilibrata, più sicura in fase difensiva, merito di un 3-5-2 che in fase di non possesso Lucarelli non ha timore di trasformare in 5-3-2. Furlan è ormai ritrovato, Biagianti centrale un esperimento riuscito, Mbende in crescita e Silvestri un giocatore di affidamento. Il Catania domenica scorsa ha concesso poche occasioni a un Bari che con Vivarini in panchina aveva sempre segnato almeno un gol nelle 6 gare dirette dall'ex tecnico del Teramo. Per parlare di equilibrio raggiunto, però, bisogna che anche la fase offensiva funzioni a dovere. Qui i meccanismi sono ancora da perfezionare, episodi sfortunati a parte. Di Piazza là davanti resta troppo spesso isolato e i due quinti, Calapaia a destra e Pinto a sinistra, devono alzare il loro rendimento per far sì che il 3-5-2 funzioni al meglio. Manca poi qualche inserimento in più da parte delle due mezzali, anche se nessuno dei centrocampisti a disposizione di Lucarelli ha, lodi a parte, il gol nel sangue. L'allenatore livornese attende i recuperi di Sarno e di Molfetta per disegnare magari un Catania schierato con il 3-4-3. Può essere una soluzione per aumentare il tasso di imprevedibilità dell'attacco, ma intanto Lucarelli deve fare con ciò che ha. A Pagani si va dopo 5 KO di fila in campo esterno. Il Catania formato trasferta tornerà lucarelliano?